Io vi faccio vedere, professoressa Capua, il cartello 13 per vedere chi colpisce questo virus. Allora, percentuale di decessi per genere sono più gli uomini e anche la varietà dei sintomi varia molto tra le persone. Vi faccio vedere il cartello 14, vedete, leggeri l'80%, addirittura possono passarla a casa, severi, ricoverati 13%. 4,7% invece per cento quelli che finiscono in terapia intensiva. Queste differenze, diceva giustamente Giannini, quando però devi intervenire con delle norme che riguardano tutti, è impossibile fare delle norme ad personam. Professoressa Capua, e poi un'ultima domanda per la professoressa Finzi. Beh, sì, perché questa è un'emergenza che colpisce la comunità e quindi siamo in una catena di trasmissione virale, quindi bisogna agire a tutti i livelli. Quello che mi piacerebbe sottolineare su questi due cartelli sono due cose. La prima è quella sul genere, no? Allora, che cosa ci dicono i big data? I big data ci dicono che vi è una diversa, diciamo, sensibilità del genere a, diciamo, le donne sembrano essere meno inclini a sviluppare la forma grave che poi dopo ovviamente è quella che precede la morte. E questo è qualcosa che ce lo dicono i numeri, cioè noi questo lo vediamo sostanzialmente purtroppo dai necrologi e dalle pagine dei giornali. Vorrei anche dire però che questa malattia non si posizione in maniera diversa da altre malattie che conosciamo. All'inizio io dissi che questa malattia era una malattia che poteva definirsi come una sindrome simile influenzale causata da coronavirus. Allora, se si vede oggi, a un anno di distanza, quello che sono i numeri di questa pandemia e la letalità e la contagiosità, vediamo che in realtà questa malattia non si discosta per niente dalle infezioni influenzali. Vi dovrebbe essere anche un cartello che la mostra questa, perché è importante che le persone capiscano che le pandemie influenzali che ha passato la professoressa Finzi e mia mamma sono delle pandemie importanti e noi le abbiamo sconfitte e noi siamo riusciti a non soffrirne così tanto perché avevamo vaccini pronti, perché avevamo un sistema di preparazione. Allora, noi non dobbiamo sorprenderci del fatto che questa sarà una battaglia lunga, ma dobbiamo essere anche consapevoli che ci poteva andare molto, ma molto peggio. Ecco, il cartello